Prego, prego. Presidente, la filateria racconta in un'immagine i momenti più importanti. Ecco, diventare protagonista di un francobollo può entrare nella storia. Sì, assolutamente entriamo nella storia, direi con un valore importante che spero poi domani rappresenti anche qualcosa di memorabile. Essere qua e poter testimoniare quello che le Poste Italiane ha fatto e ha dedicato è sicuramente un motivo di grande lusinga per tutto il mondo interista, direi anche per il campionato di Serie A e quindi per il Made in Italy. Il connubio Poste Italiane internazionale è sicuramente un connubio importante, un connubio vincente. Posso chiedere, giusto proprio che stavo di Poste Italiane, un suo ricordo magari legato al francobollo, anche del passato? Beh, come tutti i bambini italiani, credo che l'approccio con il francobollo sia stato quello di fare piccole collezioni laddove era possibile, certamente non si immaginava di poter avere dei francobolli di valore, ma semplicemente dei ricordi. Quindi quello è il mio ricordo dell'infanzia. Poi è chiaro, c'è stata tutta una trasformazione anche nell'ambito di quello che è il servizio che la Posta oggi svolge, ma rimane sempre un grande brand italiano, così come rimane il brand italiano l'Inter. Ed è proprio, dicevo, questo binomio che può servire attraverso il francobollo per essere poi ambasciatori del Made in Italy nel resto del mondo. Grazie. Presidente, parlando no di calcio giocato. No. Una cosa stadio, veloce. Qualcosa sullo stadio? Ci sono sviluppi. Ci sono sviluppi sullo stadio? Niente. Restiamo a San Siro. Ci sono persone dedicate che stanno affrontando questo tema, come sapete è un tema molto importante per noi, però tutto a tempo debito. Si aspettava un Taremi così, solo un Taremi così, e se così l'Inter non compra nessun altro attaccante. Sì, sì, sì. Ah, vedi, Andrea, relativi, Chi è questo? È tuo questo? Taremi? Sì, si aspettava Taremi. Siamo contenti, diciamo che i miei colleghi Ausilio e Marcin sono stati molto tempestivi nel preparare le prestazioni, per cui siamo contenti che sia con noi, penso che possa dare un grande contributo. Parlato di giovani, qual è la situazione Carboni? Ma stiamo adesso ragionando con Marsiglia, ma credo che concluderemo una cessione a titolo temporaneo, tenendolo sempre sotto controllo e vincolato. Arriva qualcuno in attacco? Qualcosa è entrato, ci sono.